Andiamo adesso a vedere a questo punto come scatta le foto e come riprende i video questo Sony Xperia Z1. Andiamo nella galleria e vediamo subito, per esempio, innanzitutto come funziona la galleria. Questa, diciamo, ormai dovreste un pochino conoscerla. Abbiamo la possibilità di effettuare dei pinch zoom, vedete, per le thumbnails, quindi per le anteprime. Molto molto veloce come galleria, tra l'altro la potenza di questo Z1 è veramente impressionante, quindi non penso avrete problemi di nessun tipo. Abbiamo poi la possibilità di visualizzare direttamente per album con l'accesso ai social network quali Facebook, Play Memories, che è il servizio di Sony per, diciamo, la sincronizzazione online delle foto, Picasa, Flickr. Abbiamo l'album, la posizione in memoria, vedete, quindi memoria interna, scheda SD. La visualizzazione è molto molto interessante a mappe, dove ovviamente possiamo zoomare e vedere quante foto sono state scattate in quella posizione. Per esempio, vedete, c'è anche il numero, o anche, altrettanto carina, la visualizzazione a globo. Anche qui abbiamo anche la possibilità di zoomare, vedete, abbiamo il numero. Una volta selezionato, qui in basso vedremo le foto che abbiamo scattato in quella posizione. E ovviamente abbiamo il riconoscimento dei volti. Andiamo a questo punto a vedere, scusatemi, le foto prodotte da questo terminale. Che dire, il sensore da 20.7 megapixel, grazie all'oversampling, riesce a volte a produrre degli scatti veramente incredibili. Diciamo, benissimo gli scatti effettuati con buona luce. Vi faccio vedere qualcosina. Ecco qua, questo per esempio è uno scatto effettuato a 20 megapixel. Abbiamo veramente una quantità di dettagli catturata impressionante. Non sono abituato a vedere tutti questi dettagli su una fotografia, su un terminale, un telefono, diciamo. Veramente pazzesco la quantità di dettagli che riesce a catturare questo Sony Xperia Z1. Abbiamo la possibilità ovviamente di effettuare gli scatti anche ad 8 megapixel, vedete? E anche qui la quantità di dettaglio catturata è comunque molto molto buona, decisamente buona, tra l'altro, per un prodotto da 8 megapixel, quasi inaspettato. Quindi l'oversampling riesce veramente a catturare degli ottimi scatti. Qui abbiamo degli scatti sempre a 20 megapixel, vedete, anche qui la quantità di dettaglio è notevolissima. Abbiamo le macro che sono fantastiche, magari vi faccio vedere qualcosa di un po' più bello in macro. Ecco, questa è una 8 megapixel in superior auto, e abbiamo invece una 20 megapixel. Veramente anche qui la quantità di dettaglio catturata da questo Z1 è clamorosa, guardate qua, veramente veramente clamorosa. Le foto ad alta effettuate con una Z1 hanno una nitidezza impressionante, questo perché Sony ha sicuramente aumentato tantissimo la nitidezza catturata da questo terminale. Vi faccio vedere qualche altra foto effettuata con buona luce, guardate anche questa è una 8 megapixel in modalità superior auto, anche qui la quantità di dettaglio catturato è veramente ottima per un 8 megapixel. E abbiamo poi, scusate, le macro che sono fantastiche. Ecco, qui vi faccio vedere una piccola differenza. Questa è una 20, ecco qua, e questa è una 8 in superior auto. Vi dicevo, le foto a 20 megapixel hanno una quantità di dettaglio veramente mostruosa. Una cosa che però ho notato è che le foto a 20 megapixel non sempre hanno la corretta luminosità ed esposizione. Vedete qui, per esempio, la stessa foto nella stessa identica posizione è stata scattata a 20 e a 8 megapixel in superior auto. Quella a 20 megapixel è decisamente sovraesposta, vedete quanto è luminoso il fiore. La stessa foto, eccola qua, effettuata ad 8 megapixel con la modalità superior auto, cattura sicuramente una quantità egregia di dettaglio veramente molto alta, ma la cosa incredibile è che è perfettamente esposta la foto, cioè non ci sono grosse aree di sovraesposizione. Guardate anche questa, veramente
fantastica. Diciamo che la Superior Auto riesce nel 99% dei casi in cui la userete a catturare sempre la foto corretta, ovviamente sto parlando per luminosità e per esposizione. Mi ha stupito, e adesso non ve le posso far vedere perché sono foto private, però vi dico che la Superior Auto, il punto di forza secondo me più grande, è quella di funzionare sempre e qualunque in ogni situazione, anche in quelle più particolari. Vi faccio un esempio: compleanno della nipotina, giornata ultra ultra nuvolosa, in più stavamo sotto un capanno, diciamo un gazebo, e stavamo facendo la torta, quindi pochissima luce, soggetti in movimento, luce subito davanti al soggetto, anche se diciamo le candeline non è che fanno tantissima luce, però decisamente la scena non era delle più facili. Sicuramente qualunque altro telefono avrebbe fallito, la foto sarebbe venuta mossa, sarebbe venuta troppo scura. Lo Z1 è riuscito a catturare perfettamente ogni istante del spegnimento delle candeline, nonostante il soggetto fosse in movimento. Parliamo di una bimba di 2 anni, quindi sicuramente non di una persona che sta immobile, ed erano perfettamente chiare, luminose, ottimamente esposte. Mi ha stupito tantissimo. Ben pochi terminali potrebbero vantare una quantità di informazioni catturata come lo Z1 in quel momento, e soprattutto una messa a fuoco così buona, quindi senza scatti, senza diciamo sbavature. Altra qualità notevolissima della Superior Auto: guardate questa foto di notte, la quantità di luce catturata è impressionante. Lo Z1, nonostante ovviamente il rumore ci sia, perché vedete un po' di rumore c'è, ma qui stiamo parlando di una foto a 8 megapixel. Provate a fare la stessa foto con un telefono che ha veramente 8 megapixel, vi verrà 10 volte peggio, soprattutto non vi verrà assolutamente così luminoso, cioè qui sembra una foto fatta di giorno. Io questo soggetto lo uso spesso per testare le fotocamere e fare le foto di notte, difficilmente viene catturata tutta questa luce. Eppure con lo Z1, impressionante, con l'oversampling si cattura tanta luce. E qui ancora una volta vi faccio vedere la differenza che c'è di esposizione e di cattura della luce tra la 8 megapixel grazie all'oversampling e la 20 megapixel. La 20 megapixel magari, come vedete, ha anche più dettaglio, però al contempo ha anche più rumore, perché l'oversampling riesce, vedete qui per esempio, a ridurre anche la quantità di rumore catturata dalle foto. Quindi 20 megapixel sicuramente più informazioni, ma vedete la luce eletta è inferiore, guardate, e soprattutto se andiamo a zoomare c'è, per quanto più dettagli, però sicuramente più rumore. E questa è una foto 8 megapixel normale, non in oversampling. Anche qui questa è una foto in oversampling, qui veramente forse la luce è anche troppo sparata. E questa è la stessa foto a 20 megapixel. Forse questo è uno dei rarissimi casi in cui l'oversampling fallisce. Vedete, la Superior Auto qui veramente ha sparato una quantità di luce inesistente e eccessiva. La 20 megapixel magari è un pochino sottoesposta, però questa, diciamo, più o meno con più luce, ovviamente sarebbe stata la corretta esposizione della foto. Anche qui in questo caso vedete la Superior Auto fallisce, ma vi posso garantire che i casi in cui la Superior Auto fallirà la foto che volete fare li potrete contare sulla punta delle dita. Un altro esempio: foto fatta di notte, quasi diciamo non era ancora notte, stava tramontando il sole, ormai era appena tramontato, più che altro fatto con la Superior Auto. Guardate la quantità di dettagli in questa foto ad 8 megapixel, impressionante, veramente mi viene difficile pensare che è stata fatta con un telefono. E guardate la stessa foto scattata a 20 megapixel, dettaglio se volete magari anche superiore, perché qui veramente questi cassonetti sono di una nitidezza incredibile, però c'è più rumore rispetto all'altra foto, e soprattutto guardate che differenza di luminosità, veramente molto molto differente. Guardate ancora. Quindi veramente la modalità Superior Auto grazie all'oversampling è un toccasana, si riescono, guardate ancora qua, a fare delle foto incredibili. Quindi abbiamo visto le foto con buona luce, abbiamo visto le macro eccezionali,
abbiamo visto le foto di notte che veramente grazie all'oversampling fanno faville. Un pochino forse mi sarei aspettato di più dall'HDR, vi faccio vedere, anche se tutto sommato vengono abbastanza bene, però non in tutti i casi. Ecco, questa è una foto fatta in superior auto, stessa foto a 20 megapixel, guardate la differenza di luminosità, incredibile quanta luce in più riesce a catturare grazie all'oversampling. Guardate qui, per quanto i dettagli sono superiori, ma è molto molto più scura. Questa è un 8 megapixel normale, non in oversampling, e poi abbiamo l'8 megapixel in HDR, quindi anche qui la quantità di luce è molto superiore rispetto a quella normale. Ecco qui per esempio un caso dove diciamo l'HDR non cambia tantissimo rispetto a una foto in oversampling. Guardate la quantità di dettaglio catturata da questo 8 megapixel, veramente incredibile. Stessa foto 20 megapixel, dettaglio ovviamente ancora maggiore, direi molto maggiore rispetto all'altra. In questo caso non c'è neanche tanto il problema dell'esposizione, vedete? 8 megapixel normale, non in oversampling, anche questa molto molto buona, e questa è un HDR. Ecco, mi sarei aspettato forse un po' più luce nella parte interna. Quindi diciamo l'HDR non è proprio un... Ecco, qui abbiamo un esempio di HDR che funziona abbastanza bene. Questo è un oversampling, 8 megapixel. 20 megapixel, guardate anche qui differenza tra l'oversampling a 8 e la foto reale a 20. Ovviamente enorme quantità di dettaglio a 20 megapixel, che è decisamente molto buona anche a 8, ma inferiore, manca a dirlo, guardate, però l'HDR cattura molta molta più luce, in questo caso forse anche più di quanto non ne abbia catturata la foto in oversampling. Una piccola nota, le foto quando vengono caricate dalla rubrica ci mettono dalla galleria ci mettono un pochino, quindi quando le zoomo inizialmente non sono super definite perché ancora non sono state perfettamente caricate dalla galleria. Strano perché il terminale è potentissimo, però c'è questa piccola cosa. Ecco qui delle foto di nuovo fatte a 8 megapixel in oversampling, 20 megapixel normali. Guardate, 20 megapixel comunque per quanto più scure, però anche questa ha una quantità di dettaglio incredibile. E le foto qui in HDR. Passiamo a questo punto alle panoramiche. Ecco, le panoramiche forse sono il punto più dolente, se vogliamo, di questo Z1, perché finora tutti gli altri scatti sono ottimi. E infatti la panoramica viene anche abbastanza bene, non ci sono grossi problemi per l'algoritmo di congiunzione. Il problema è che la foto è molto molto piccola. Se andiamo a leggere i dettagli della foto, vi faccio vedere subito, la risoluzione finale è 4912x1080, veramente bassissimo, non si capisce perché Sony abbia deciso di implementare delle foto panoramiche che, vi ripeto, tra l'altro è la modalità dedicata. Non ho provato ancora l'altra applicazione che è possibile installare a parte, ma in questo caso veramente vengono molto piccine, insomma, soprattutto per un dispositivo del genere. Queste sono ad esempio alcune foto fatte con, vedete, la realtà aumentata, una cosa abbastanza simpatica, ma veramente anche qui niente di clamoroso. Le foto fatte con diciamo questa realtà aumentata sono a 2 megapixel più o meno, perché sono delle 1080p. Altre foto che sono a 1080p sono quelle dello scatto in sequenza da 61 fotogrammi, e vi faccio vedere subito come viene, molto molto interessante. Eccolo qua lo scatto. Lo scatto è a 2 megapixel, se andiamo a leggere i dettagli dello scatto stesso. Eccolo qua, vedete, larghezza 1920, altezza 1080, quindi è un 2 megapixel. Ma la cosa interessante è che premendo questo tastino qua giù in basso, eccolo qua, adesso vengono caricate tutte le foto che compongono la scena e guardate che cosa potete fare. Potete scorrere la scena, vedete, e praticamente avete un filmato, cioè in realtà qui è come se avesse scomposto i fotogrammi di un filmato a 1080p. Molto molto notevole, e potete decidere ovviamente qual è la foto che più vi interessa selezionandola. Quindi
Quindi anche questa modalità decisamente molto molto interessante per soggetti in movimento rapido, devo dire che è fantastica, anche se ovviamente come avete visto la qualità, la diciamo risoluzione più che altro è leggermente inferiore. Bene, quindi abbiamo visto un po' la qualità di queste foto prodotte dal terminale. Quindi il telefono è veramente ottimo per quanto riguarda le foto, di video vi parlerò tra poco. Non è perfetto, su questo bisogna insomma bisogna essere onesti. Il telefono è molto molto buono, ha tuttavia alcuni casi veramente inspiegabili in cui le foto non si sa perché non riescono molto bene, magari hanno una quantità di rumore troppo alta. E sicuramente una nitidezza eccessiva. Sony forse ha voluto giocare troppo sul discorso nitidezza. A volte vi capiterà di vedere, soprattutto delle foto notturne, delle foto con dei contorni super definiti, però con una quantità di rumore decisamente alta. Quindi forse sicuramente già di per sé questo terminale ha un'ottima fotocamera, ma il potenziale del terminale secondo me ancora non è completamente stato sfruttato. Sicuramente Sony può fare di più, può migliorare lavorando sul firmware della fotocamera per ottenere degli scatti ancora migliori in ogni situazione, soprattutto per quanto riguarda gli scatti con poca luce, no, perché vengono comunque molto bene, diciamo con gli scatti con molta poca luce, quindi quelli di notte soprattutto. E soprattutto, insomma, la foto come il discorso della panoramica, per non dire la possibilità magari di effettuare delle VR panorama, quindi a 360. Insomma, volendo si può migliorare, il potenziale c'è ed è tantissimo di questo Z1 e comunque già si vede in molte situazioni, insomma. Andiamo adesso a parlare un pochino dei dettagli tecnici delle foto. Le foto sono da 1,5 mega a 3 mega per quanto riguarda le foto in subito RAW, quindi le foto a 8 megapixel, quindi effettivamente allineate. Le foto da 20 megapixel oscillano invece tra i 4 mega e mezzo, mi sembra, sì, 4 mega e mezzo fino ad 8 mega, quindi anche qui valori in linea per quanto riguarda la 20 megapixel. Quindi ottimi gli scatti prodotti da questo terminale. Alcune piccole chicche relative al discorso galleria. Qui possiamo, per esempio, scusate, per esempio, andare a modificare la foto con Lightroom interno o con Lightroom installato. Ovviamente Pixel Express, che è l'editor installato, ma anche ve lo faccio vedere perché volendo ce ne sarebbero altri n.000. Quello è quello che Sony preinstalla insieme al telefono. Qui abbiamo, se andiamo a parlare di pura galleria, diciamo più o meno le modifiche classiche, quindi tutti i vari effetti, la possibilità di applicare delle cornici, il cropper, il raddrizzamento, la rotazione e lo specchio, e qui invece quello che riguarda saturazione, contrasto, luminosità e via discorrendo. Quindi queste sono più o meno le modifiche che è possibile applicare ad una foto. Per i video non c'è nessuna modifica sostanziale, ormai alcuni telefoni ci sono abituati alla possibilità di tagliare, per esempio, i video. Ecco, questo Z1 non lo fa. Non capisco perché, ormai i terminali di fascia alta tutti più o meno consentono di tagliare i video, questo Z1 invece non ci consente di tagliare, per esempio, i video.